Pensioni statali. Su Today vengono rese note alcune proposte contenute nel piano del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Il governo Draghi sarebbe al lavoro per mandare prima in pensione i lavoratori statali. L'ipotesi è un meccanismo volontario di incentivi all'esodo di persone vicine all'età pensionabile e con professionalità non adeguate a cogliere l'innovazione tecnologica o non più motivate a rimanere nel settore pubblico. Uno scivolone, come a dire che il settore pubblico non è aggiornato, che sia inefficiente. Leggi anche l'articolo meno maggiore di Covid, il bollettino di oggi, 19.749 nuovi casi e 376 morti, crescono le terapie intensive, pensioni statali, il piano di Draghi e Brunetta che mortifica i dipendenti pubblici, l'indiscrezione arriva da Il Messaggero che scrive. Oggi, che il piano di Brunetta, da attuare anche con i fondi del PNRR e illustrato in audizione alle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro in Senato, include il ritorno delle assunzioni con concorsi veloci. L'obiettivo è quello di consentire un ricambio generazionale al fine di avere come manovalanza lavoratori al passo coi tempi. Ci sono 2.800 posti per giovani nelle amministrazioni del Mezzogiorno previsti dalla legge di bilancio 2021, poco digitalizzati quelli di oggi. L'attuale media dei dipendenti pubblici è superiore ai 50 anni, quasi il 17% del totale ha più di 60 anni. Le cessazioni delle fasce con maggiori anzianità contribuiscono ad elevare la quota di laureati che tuttavia non supera il 40%. È urgente ripensare i meccanismi di reclutamento delle persone sia sul piano procedurale ed organizzativo che della selezione delle professionalità migliori e più idonee per le esigenze dell'amministrazione, così si legge nella relazione pubblicata da Today. Intanto stamani nella Sala Verde di Palazzo Chigi il Premier Mario Draghi e i sindacati firmeranno il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, il che significa più posti di lavoro e condizioni più vantaggiose per i dipendenti. Quota 100 va in pensione, le opzioni al vaglio del governo. Il 31 dicembre andrà in soffitta quota 100 che permette di anticipare la pensione a 62 anni di età con 38 di contributi. Dal 1 gennaio si torna alle regole di prima, dunque allo scalone di 5 anni di età, da 62 a 67 anni. In altre parole, il pensionamento sarebbe accessibile a partire dai 67 anni. Tra le nuove opzioni ci sarebbe quota 92, proposta dall'ex ministro Graziano Del Rio, ex ministro ed esponente del Partito Democratico. Si tratterebbe di 30 anni di contributi e 62 d'età, un modo quota 92 per aiutare le donne e i lavoratori impegnati in lavori usuranti. Leggi anche l'articolo meno maggiore di pensioni. Cosa succede a quota 100 con il governo Draghi? Rischio scalone nel 2022? Seguici sul nostro canale Telegram Post Views, 0 Let's Block Ads.